in mia lingua. Questa è Marion, vi presento Marion, una keniota che è venuta a fare il viaggio filosofico qui in Gaffagnano, ha fatto molto piacere sia a me che a Marco. È stata invitata, si è comportata benissimo perché ha camminato sempre, non si è mai lamentata, a parte che si è fatta male un po' il piede, però sono stupidata, in pratica ti faccio vedere, appena una fare di niente. Adesso io li voglio dire a lei confidenzialmente, così, no? Come ti sei trovata, tanto lei parla benissimo anche l'italiano, come ti sei trovata in questo contesto, di questo viaggio? Perché siccome tua sorella non c'era, magari se glielo racconti gli dici un pochino quello che hai provato te, che emozione hai provato facendo questo viaggio. Grazie. Allora, ti fa sentire anche come suona mia lingua, ok? E poi dico una parola in italiano. Ok, te diglielo in keniano però. Riuwe, opo nita, divitare. Divitare? Da come la divitare? Oko kona. Oko di chiedi mai? Oko na. No, di chi ha detto, io di chi ha detto quella. No, mi droppi oko kona, di mu kona. Ma ti cura il tuo due? Il mio Gisa? Allora tu, anche lei parla italiano, sei, vai tu. No, ma bello, di, mi piace che... Voglio sentire sì. No, lei ha detto che qui è come essere guarita. Capito? Sì, però... sì, non so come spiegare, ma essere qui a guardare la natura, essere con voi, tutti i viaggi filosofici, è proprio un'altra persona. Ok. Sì. Mi fa piacere, grazie per questa sua testimonianza, speriamo di rivederla. Ciao ciao. Ciao ciao.